dalla Repubblica del 6 settembre 1998. La condanna di Scalfaro. Pedofili, guai a voi. E il presidente invita a pregare per l'Italia. L'intervento di Scalfaro è avvenuto durante l'incontro nazionale dell'Azione Cattolica. Per cui sa benissimo Scalfaro dove sono i pedofili. Ha fatto quel discorso proprio nell'Azione Cattolica. E ha citato il Vangelo di Matteo, che qui è riportato sulla Repubblica. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, solo quelli che credono in me, qui siamo davanti al pazzo di Nazareth, sarebbe meglio per lui che gli si fosse appesa al collo una macina, girato da asina e fosse gettato negli abissi del mare. Questo, ricordatevi sempre, non si può scandalizzare solo chi crede in lui. Infatti per questo i missionari hanno stuprato milioni, milioni, milioni e milioni di bambini. Li hanno stuprati impunemente. Per noi invece la linea è la vita, cioè il metro di giudizio è la vita, non il possesso. E questo che una delle cose fondamentali che ci separa dai cristiani e dai cattolici. E andiamo ancora avanti ancora. Mestre avrebbe avuto attenzioni a sfondo sessuale nei confronti dei nomadi, dei piccoli nomadi di San Giuliano. La curia è però convinta dell'estraneità. Pedofilia, parroco sotto accusa il pubblico ministero Ferrari a Mestre, a Venezia, ha chiesto il rinvio a giudizio per Don Tarcisio. Pronto? Pronto Ciao, Claudio? dimmi. Ciao Claudio. Ascolta, io l'altro giorno ascoltavo una tua cassetta sulla caccia alle streghe, sui roghi, Che onore. sulla persecuzione a quello che era a quelle che erano il pensiero, le tradizioni pagane. E perché le devo riascoltare, perché mi entrino bene nel pensiero. Mamma mia, mi fai sentire male. Perché dici così? No, no, vabbè, dai, dimmi. No, Claudio, tu hai. Cioè, non è facile sentire una trasmissione così e poi basta. Voglio dire, bisogna riascoltarla con calma e capire bene. Cioè, no? Sì, Sono dura di testa, no, dici? sono contento che tu Ah, sei mi ascolti, contento? sì, solo Ah, che mi fai pensavo che sentire, quasi quasi no, avessi considerassi che non. il fatto che qualcuno consideri la mia trasmissione così importante, doverla registrare e riascoltarla, cioè, Eh effettivamente beh, mi ma commuove. è necessario, io credo, perché è importante. Allora, riascoltavo questa bellissima cassetta parlava appunto dell'argomento che ti ho detto prima, no? Ecco, io volevo chiederti, quello che mi salta così, cioè, le persecuzioni che venivano fatte nel nord Europa, nei paesi da partire dalla Francia, Germania e su di là, cioè non erano così, cioè nei paesi mediterranei non erano così cruente, così, diciamo, così numerose. Così, no, voglio dire, tu dicevi in questa trasmissione che c'era a Roma un modo diverso di percepire il paganesimo, che non nei paesi nordici, cioè nei paesi nordici era molto, era una cosa, cioè le streghe dicevano testualmente, erano più deboli, quindi più facilmente cadevano nella rete di questi Sì. delinquenti, no? Mentre a Roma era già un discorso diverso Era con un quello che ho discorso detto diverso, sì. prima e nei paesi mediterranei in genere, mi pare di aver capito, Certo, anche perché, aspetta, sopra di filo. sì. Anche perché, sebbene, cioè, senz'altro ci sono state delle tremende persecuzioni in Spagna e contro i musulmani, i mori, gli arabi prima e gli ebrei e i pagani, scusa, Sì. però, e anche in Italia e anche poi sono state portate, nel Nuovo Mondo, in Sì, Colombia, nel Sud certo. America, però non così efferrate, non così tremende. Come sono state nei paesi nordici, È diciamo, vero. Francia, a partire dalla Francia, che è qui al nostro Germania. Ecco, tu dicevi appunto, era a Roma, era
nel Mediterraneo un modo diverso di percepire, erano forse più convinti, avevano più più, follia. Era più duro a sconfiggere. Avevano più follia controllata. Ascolta, Claudio, poi anche prima, la telefonata di prima, ho sentito parlare di formicoli, mi pare. Sì, aveva un po' di tempo che io ho aperto questo. Correnti vegetative. Cosa? Si chiamano correnti vegetative. Correnti vegetative? Sì. Le ha scoperte, uso il termine che aveva usato Reich in questo caso. Ascolta Claudio, io adesso metto giù, tu mi dai la risposta? Sì, cercherò e di... E anche per quello che hai detto delle correnti vegetative, hai detto? Sì, comunque un elemento del crogiolo dello stregone, Ah, ecco, sarei molto interessata a questo perché... Va bene. Sono cose nuove forse per me. Sì, sì, sì. Vabbè, allora, ti ascolto, metto giù. Sì, d'accordo. Sì, ciao Claudio. Ciao. Grazie ciao. A te, ciao. Allora, per quanto riguarda la caccia alle streghe, abbiamo in ogni paese, in ogni situazione, ci sono delle cacce delle streghe diverse da una all'altra. In effetti, in Italia meridionale e in Italia centrale... un po' meno, non abbiamo sempre una caccia continua alla strega in quanto tale, ma abbiamo sempre una persecuzione dell'eresia, però abbiamo una stregoneria che sa perfettamente nascondersi, c'è una stregoneria che sa ammagliare molto bene, che sa nascondersi. Al nord invece esisteva quasi non tanto la stregoneria in se stessa che non sa nascondersi, ma esisteva quasi la paura che la stregoneria potesse manifestarsi. Cioè, caccia di streghe non è che ha portato sul rogo streghe o che abbia portato sul rogo stregoni, ne ha fatti fuori un bel pochi. Però al nord c'era una specie di consapevolezza da parte di chi dominava che non si capiva bene perché il dominato non li facesse zompare, non li facesse saltare, non li buttasse giù dalla sedia. E la stregoneria nei paesi nordici si maschera meno, tant'è che tutta una serie di forme di ribellione, per esempio una forma di ribellione come quella dei dolcineani, avviene nel nord Italia, non avviene nel sud. Nel sud abbiamo delle ribellioni, ma dopo la rivoluzione francese. Cioè, le ribellioni che abbiamo al sud sono in maniera diversa, anche perché al sud sentono moltissimo il peso dei mori, cioè moltissimo il peso dei musulmani. Il peso dei musulmani, se non altro, ha permesso di vedere le cose anche sotto una luce diversa, cioè anche sotto la possibilità di una luce diversa, e la contraddizione centrale fra cattolici e musulmani ha un po' attenuato, diciamo, questo orrore. Mentre invece al nord qui non c'era lo scontro con i musulmani, cioè si è sentito molto meno, e la paura di avere scontri, di avere altre cose, e specialmente nei paesi del nord, di avere ribellioni, cioè li ha portati di più a una caccia di streghe. Sì, ogni tanto prendevano qualche strega, qualche stregone e lo bruciavano, però la quantità di streghe e stregoni che arrivavano a bruciare era inferiore. E poi, mentre al centro-sud c'è una consapevolezza maggiore di quello che è stata la radicalità del paganesimo romano, cioè il paganesimo romano, al di là di tutte le accuse che si può fare, è un paganesimo, e lo potete leggere nel ciò che porta a diventare una religione eterna, la religione romana, era un paganesimo molto vicino alla vita quotidiana, per cui tutti gli effetti, tutta la stregoneria quotidiana era molto vissuta, ed era sufficiente cambiare qualche nome per mantenere la sostanza delle cose, per cui abbiamo avuto un mascheramento diverso. E in ogni caso in tutti i paesi voi troverete sempre delle caratteristiche della persecuzione, cioè non esiste una persecuzione che sia generale in tutto, esiste l'ordine del Papa di bruciare le streghe, questo esiste, i papi che dicono bruciate gli eretici eccetera. Però l'applicazione pratica nei singoli territori è diversa, cioè noi abbiamo addirittura dei duchi e dei conti che si sono ribellati all'Inquisizione perché l'Inquisizione stava massacrando i contadini, cioè i duchi dicevano ma come, se voi mi massacrate i contadini chi è che mi lavora la terra? E ci sono state delle ribellioni dei nobili contro gli inquisitori proprio perché gli inquisitori stavano mettendo a soqquadro le intere regioni. Però l'Inquisizione ha aspetti diversi a seconda di come viene applicata. Poi un conto è l'inquisizione ufficiale, cioè quello che è la storia dell'inquisizione e l'insieme delle cose inquisitorie, e un conto è tutto quello che io considero come inquisizione, cioè
La contadina che non va in chiesa e che viene massacrata di botte dal parroco, oppure quella che viene accusata di essere puttana, cioè, se per me è sempre un atto dell'inquisizione, cioè per me è sempre un atto criminale. Per cui quando io uso il termine inquisizione dal punto di vista pagano, cioè gli do un valore molto più vasto che non quello che viene dato ai testi giuridici. Per quanto riguarda poi l'altro aspetto, quello delle correnti vegetative, rispondo alla telefonata, poi parlerò delle correnti vegetative. Pronto? Ciao Claudio, Ciao, dimmi. sono io, l'Anna Maria di Venezia. Dimmi tutto. Ciao, no, volevo farti una domanda, dopo casomai me la rispondi là. Volevo sapere come i pagani, no? Hanno la stessa religione cristiana come noi oppure no? No, no, i pagani. No, Ti do volevo solo un'altra roba. sapere questo. Dopo volevo chiederti, Dimmi. i pagani hanno i loro dei, quelli che magari Ori crede che sia un Dio, Sì, che crede in questo in certo. maniera. Sì? Come ti chiami? Ecco, Anna Maria di Venezia. No, in questo momento io sto parlando col Dio Anna Maria. Anna Maria, sono una donna. Sei una dea, va Dimmi. bene? Sei una dea? Io sto parlando con la dea Anna Maria. Sono io. Appunto, sto Vado parlando con una bene, no? dea. No, volevo solo fare queste due domande perché mi interessava Sì, moltissimo. ti rispondo per te, parlare. Grazie. Ciao bella, Ciao e ciao buona ciao, giornata, anche a buon te, ciao proseguimento e ciao. un buon ritorno a casa Ciao dopo. bella, ciao. Ciao. Un pagano ha un dio essenzialmente ed è se stesso, ed è la costruzione di se stesso. Dopodiché è circondato da dei con cui costruisce delle relazioni, ma non adora, cioè adora nel senso che parla verso, cioè parla con tutti, però non si mette in ginocchio davanti a nessuno. E parliamo invece delle correnti vegetative, che è un punto importante, cioè quando si praticano gli elementi del crogiolo dello stregone, si comincia ad aprire quella che gli induisti chiamano la Kundalini. In realtà, la Kundalini appartiene a una tradizione culturale, cioè si mettono in moto le correnti energetiche, le correnti di energia vitale all'interno del corpo. Mettersi in moto le correnti di energia vitale nel corpo sarebbe come quando Socrate, tanto per fare un esempio, ma io, siccome mi sta sulle scatole Socrate e Platone, mi sta un pochetto stretto usarli, cioè, come se uno prendesse tutta l'energia vitale da ogni cellula del proprio corpo e cominciasse a fare l'impasto, cominciasse a impastare il proprio corpo luminoso. Bene, queste correnti vegetative non sono altro che questo impasto che si sta facendo. Quando si svegliano queste correnti vegetative, si è già svegliato il corpo mio, cioè si è già svegliato il proprio sentire. Il proprio sentire deve riuscire intanto a costruire quello che è il corpo luminoso, però nello stesso tempo deve far accettare alla ragione che esiste un corpo luminoso, che esistono dei bisogni che non rientrano nella ragione, che esiste una percezione del mondo che non rientra nella ragione. E deve costruire quella che è l'armonia fra la crescita del corpo luminoso e la ragione. E questa è la più grande lotta che uno stregone va a fare dentro se stesso. Cioè, se io viaggio col corpo astrale, col corpo di sogno, viaggio nei mondi del sogno, io non posso venire qui per radio e raccontarvi che bravo che sono stato a viaggiare col corpo del sogno. Arriva la Croce Verde, mi ciapa, mi mette una camicia di forza e mi porta in manicomio. E questo è già successo a alcune migliaia di altri matti, che non erano proprio matti, erano persone che non riuscivano ad armonizzare la percezione del mondo con la loro descrizione. Per cui io non posso fare questa operazione, devo riuscire a costringere la mia ragione a capire che esiste questi effetti, che esistono queste cause, che esistono queste cose, farle accettare e nello stesso tempo riuscire a costruire una mediazione fra questo sentire e la ragione. Il risveglio delle correnti vegetative, secondo la tradizione della Kundalini, dice praticamente che si sveglia la base dell'osso sacro e salgono verso la testa svegliando i chakra uno dopo l'altro. In realtà questa è una lettura culturale della faccenda. In realtà le correnti vegetative si corrono, vibrano lungo tutto il corpo e non svegliano nessun punto, nessun chakra particolare, anche se tutto il corpo è un chakra in realtà. Cioè, esistono sicuramente dei punti più sensibili o meno sensibili dove riescono a spaccare, a venire fuori. Per esempio si sente al centro della pancia. 4 dita, 5 dita sopra il pene o 5 dita sopra la vagina, tanto per essere più o meno. Si sente all'altezza del plesso solare, si sente all'altezza del cuore, si sentono in gola,
si sentono al centro della testa, insomma, al centro degli occhi, si sentono sulla sommità del capo forte. Addirittura quando comincerete qualcuno a partorire il proprio corpo luminoso, cioè a vivere una propria vita, ci sarà un momento in cui sentirete come delle martellate sopra la testa, cioè come se vi cacciassero randellate sopra la testa, solo che non fanno male fisicamente, però avete la sensazione come se prendeste delle martellate, ed è l'apertura, diciamo, quasi definitiva di quello che è lo scorrere dell'energia vitale, l'apertura del corpo luminoso. Dopodiché, da lì a costruire il corpo luminoso degli stregoni c'è tutta una vita di mezzo, e questi sono affari vostri, signori, perché quando aprite il sentire il mondo non è più uguale a prima. Un giorno o l'altro vi leggerò Viaggio a Ixlan di Don Juan, cioè vi leggerò come Castaneda descrive la battaglia che fa un apprendista stregone per costruire il sentire del mondo, e allora si accorge che il mondo non è più uguale a prima. Non è più fatto di forma, di rappresentazione, eccetera, ma ha una sua sostanza, ha una sua numenia, ha una sua essenza con la quale entriamo in relazione. E allora l'atteggiamento gentile magari di una persona ci fa andare in bestia. Perché ci fa andare in bestia se quella persona è gentile? Eppure quella persona è gentile, eppure ci fa andare in bestia. Perché? Perché noi percepiamo cose diverse. Allora, però non possiamo permetterci di andare in bestia. Dobbiamo riuscire sia ad agire come se la persona fosse gentile, e nello stesso tempo dobbiamo comprendere cosa c'è dietro la gentilezza, cosa c'è nella nostra percezione. E questo è uno sforzo fatti vostri, è uno sforzo non indifferente, e ognuno se lo deve mangiare da solo. Non c'è nessun maestro che vi dica cosa deve fare, nessuno. È uno sforzo di autodisciplina che è da fare. Andiamo avanti, visto che ormai sono le 16:17, andiamo avanti e parliamo il sogno del Papa per il 2000, proclamare tre pontefici dalla Repubblica dell'8 settembre 1998. Cosa significa proclamare tre papi santi, tre pontefici santi? Pio XII, quello che ha collaborato, lo dico io perché la sua partecipazione morale è assoluta, al di là delle prove o meno che troveranno, non me ne frega niente, la costruzione dei campi di sterminio. Giovanni XXIII, quello che si compiaceva delle mani tagliate sui posti di lavoro, delle gambe spezzate sui posti di lavoro, ricordatevi la guerra che ha fatto contro i preti operai. E Paolo VI, il papa legato a doppio filo alla CIA, tutti i colpi di stato fatti alla CIA, la sua è partecipazione morale assoluta. Cioè, questi tre delinquenti, questi tre infami dell'umanità, diciamo così, tre distruttori dell'umanità, da Wojtyla verranno fatti santi. Perché questo? Perché Wojtyla vuole essere elevato agli altari. Cioè, c'è un dogma della Chiesa Cattolica che dice questo, che ogni pontefice, cioè secondo i dogmi della Chiesa Cattolica, ogni pontefice è santo per i meriti di Pietro. Cioè, i meriti di Pietro fanno santo ogni pontefice. Questo è un dogma. Cioè, anche se vi diranno che quel papa è un porco, quel papa porco è santo per i meriti di Pietro. Questo è un dogma di, credo, Gregorio VIII, adesso non mi ricordo esattamente di chi. Comunque è un dogma assoluto, cioè un cattolico non può non credere in questo. Per cui ogni papa, per quanto porco, per quanto disgraziato, è santo per i meriti di Pietro. E questo è un dogma irrinunciabile. Dopo magari la Chiesa cerca di nasconderli, perché non sempre va bene i dogmi, non va sempre bene, non sempre sono usati in maniera giusta, però questo è un dogma. E vediamo a un altro, cioè un dogma, uno che crede nel cattolicesimo crede anche in questo, tanto per essere chiaro. Se uno non crede in questo non è cattolico, andrebbe bruciato sui roghi se non fosse stato per i stregoni, i pagani e per tutti quelli che hanno costruito la libertà sociale. Ancora un'altra cosa, dalla Repubblica dell'8 settembre 1998. La legge sulla privacy non può entrare in chiesa, il caso. Praticamente, ultimamente, da qualche anno a sta parte, non solo per i pagani, ma sia per sette religiose diverse che stanno avvenendo, cioè molta gente, o anche per gli anarchici, non so se conoscete gli sbattezzati, no? Cioè l'azione, per esempio, che fa il Mai, fa Laura Ivano. Cioè, da un qualche anno a questa parte
succede che molta gente non vuole più essere battezzata, cioè vorrebbe essere cancellata dai registri dei battezzati, non vuole più entrare nelle statistiche. Ebbene, la Chiesa ha detto questo, dice, l'intervento di civiltà cattolica prende spunto da alcuni recenti casi di ex credenti o cattolici passati ad altre confessioni che hanno chiesto la cancellazione dei registri della Chiesa cattolica dei loro nomi sulla base della legge della privacy. Un battezzato, dice la civiltà cattolica, un battezzato non più credente non ha nessun diritto alla cancellazione della registrazione del suo battesimo dei registri della parrocchia. Cioè non avete il diritto di farvi cancellare. Cioè non avete questo diritto. Cioè, quando la Chiesa Cattolica ha stuprato una persona che era piccola, che era in fasce, che non poteva difendersi, che non poteva discriminare, bene, quella persona non ha più diritto di non essere stuprata ancora. Questo è il concetto fondamentale. Io sto estremizzando come termini, però il concetto di fondo è questo. Voi siete bestiame di un gregge, perché? Perché vi ho fregati, cioè eravate piccoli e vi ho fatti battezzare. Non avete più diritto di non essere bestiame di quel gregge. Ed è pesante questo, se la Chiesa Cattolica non è in grado di convertire delle persone, di dire la mia religione è una religione reale, guarda, aiuta la vita, eccetera, però può fregare le persone. Pensateci un pochino bene. A proposito, visto che sta per scadere il mio tempo, ringrazio tutte quelle persone che sono in ascolto e che hanno firmato per dare i soldi alla Chiesa Cattolica. Non solo hanno aiutato Wojtyla, Gör e tutti gli altri a stuprare bambini, non solo hanno aiutato i cattolici a fare i massacri in Uganda, in Ruanda, in Burundi, non solo hanno aiutato la macellaia dell'India a costruire miseria e orrore, non solo hanno fatto tutto questo, hanno finanziato la preparazione dei bambini affinché si riempiano di eroina, ma hanno anche aiutato il cardinale Giordano a fare l'usura. Perché il cardinale Giordano predicava contro l'usura e bazzicava l'usura? A proposito, non me ne frega niente che la magistratura dica no, Giordano per quello che ha fatto non è imputabile al reato di usura. La magistratura determina le cose dal punto di vista giuridico, io determino le cose dal punto di vista morale, e per me quello che è venuto fuori, i dati che ci sono, al di là di come verranno dopo usati, sono sufficienti per dare un giudizio morale. Sono sufficienti in assoluto. Magari la magistratura può dire, ecco, il cardinale Giordano non era proprio colpevole, i suoi reati sono minori, per cui lo leviamo fuori dall'inchiesta. La magistratura può dire questo, ma questo non inficia la sua implicazione morale, la sua partecipazione morale a quel reato, quegli assegni che ha firmato, quella partecipazione. Per cui la magistratura può anche dire, il cardinale Giordano non è colpevole del tutto, però la quantità di atti che lui ha fatto, il nepotismo e tutto il resto, dal punto di vista morale, lo condannano. Per cui ringrazio chi ha firmato per la Chiesa Cattolica per aver fatto questo. Vi ricordo che Giordano, quando parlava contro l'usura, non è perché lui condannava l'usura in quanto reato, in quanto cosa che non va bene, in quanto cosa amorale, ma parlava contro la sua concorrenza, contro gli altri che facevano usura e che gli facevano concorrenza a lui. E questo l'ho detto sulla Repubblica di una vecchia battuta fatta da qualcuno. Vediamo l'ultima telefonata? No, non c'è. L'ho detto sulla Repubblica, un trafiletto da qualche parte, anche se non ce l'ho più. Petrolio, droga e intrighi dietro il terrore di Bin Laden. I talebani hanno il controllo dell'Afghanistan, piantano oppio, spacciano oppio in mezzo mondo. Bene, questo è l'essenza delle religioni monoteiste, il controllo fisico delle persone. E qualcosa di simile sta avvenendo anche qui in Italia. Come sta avvenendo qui in Italia? L'Osservatore Romano riabilita il filosofo eretico Campanella. Io a proposito di Tommaso Campanella, vi ho già detto, quasi tutti gli esperimenti di pseudocomunismo che ci sono stati qui in Europa avevano ben poco a che vedere col marxismo. Erano più legati a interpretazioni tipo la Repubblica di Platone, la Città del Sole di Tommaso Campanella, l'Utopia di Tommaso Moro, e cose simili. Col marxismo avevano quasi niente a che vedere. Perché questo? Perché Campanella con la sua Città del Sole dava una verità, Tommaso Moro con la sua Utopia dava una verità,
Agostino con la città di Dio dà una verità, Platone con la Repubblica dà una verità. E le persone che sono educate dal cattolicesimo ad assecondare una verità trovano molto più facile assoggettarsi a una verità che non costruire un percorso di libertà. Per cui è ovvio che l'osservatore romano, dopo averlo torturato per 20-25 anni, se volete vi leggo qualcosa, dovrei avere di Campanella, lo riabilita. E perché riabilita Tommaso Campanella? Perché questo gli permette di riabilitare un altro personaggio che per la Chiesa Cattolica dovrà essere fatto anche santo. Ve lo ricordate? È Torquemada. 500 anni fa moriva il leggendario giudice, l'uomo che inventò l'Inquisizione spagnola, praticamente. Pensate che questo è dalla Repubblica del 6 settembre 1998. L'eresia era considerata un crimine speciale per il quale si poteva procedere ignorando le garanzie in vigore per i reati comuni. Bastava un solo testimone per infliggere tortura. Per cui l'operazione è questa. Io ti riabilito Bruno, ti riabilito Campanella e ti santifico Torquemada. Per cui santifico il diritto a torturare chi non si può difendere. Qui ho finito la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Se qualcuno vuole qualche approfondimento può telefonarmi tranquillamente. Mario non lo vedo, adesso metterò su un po' di pubblicità e poi deciderò cosa fare. Vi ringrazio per avermi ascoltato, questa è Radiogamma che trasmette su 94 FM. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Malostica, Vicenza. Ricordatevi, ogni primo martedì del mese c'è un incontro con Franco, qui si parla praticamente a ruota libera. Gli incontri sono caratterizzati dalle persone che ci sono, la qualità delle persone determina la qualità dei discorsi. Vi ricordo il 31 ottobre, Halloween, alla libreria Sottomondo, in via Tolpada 11 a Treviso, esporremo i libri della magia, della stregoneria e del paganesimo. Bene, grazie per avermi ascoltato e a risentirci alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione.